Buongiorno cari amici, benvenuti a questa nuova lezione con Andrea il matematico, la quarta lezione di finanza. Oggi praticamente analizziamo praticamente le varie voci che ci sono all'interno del conto economico riclassificato. Quindi in pratica quando noi abbiamo presentato il conto economico riclassificato abbiamo detto quindi che ci sono i ROM e poi ci sono i COM. ROM meno COM è uguale al margine operativo lordo, poi togliamo gli ammortamenti e ricaviamo il reddito operativo lordo, togliamo gli oneri finanziari, aggiungiamo i proventi finanziari, aggiungiamo le plusvalenze, togliamo le minusvalenze, ricaviamo il reddito prima delle imposte, cioè il reddito ante imposte, poi da lì togliamo le imposte applicando una o più aliquote e a questo punto arriviamo al reddito d'esercizio. Quello che noi ci proponiamo fare oggi è di capire finalmente che cosa sono ROM e COM un pochino più a livello concreto, cosa sono gli ammortamenti, gli oneri finanziari, le plusvalenze, le imposte da tassazione. Quindi daremo in questa lezione delle definizioni anche abbastanza brutali che però ci aiutino meglio a capire che cosa c'è di sottofondo a questi concetti. Cominciamo a parlare dunque di ROM e COM. Che cosa sono? Quindi diamo una definizione ai ROM, cioè ai ricavi operativi di tipo monetario. Allora, che cosa sono? Allora, prima di tutto sono ricavi, cioè praticamente sono i compensi conseguiti quindi dall'azienda al seguito quindi della vendita di beni o servizi o prestazioni che dovrebbero rappresentare quindi tipicamente l'oggetto di tipo aziendale. E quindi il loro valore sostanzialmente è pari al valore dei beni o comunque delle prestazioni, diciamo, vendute dall'azienda, che di solito è riassunta dal prezzo operato dalle aziende per quello, tolto chiaramente tutto il collegamento con la parte delle imposte, eccetera, quindi sono l'oggetto principale della vendita. Sono operativi in questo caso perché tra tutti i ricavi riguardano soltanto quelli che sono collegati al ciclo di acquisto, produzione, vendita, quindi al ciclo economico dell'azienda. E poi sono di tipo monetario perché comunque è il loro cioè il fatto che l'azienda stia vendendo qualcosa dovrebbe in automatico generare dall'altra parte delle entrate monetarie, altrimenti l'impresa non starebbe lì a vendere tutti i prodotti se non avesse appunto queste entrate monetarie. Noi abbiamo definito che un ciclo economico include diverse parti, cioè tra cui l'acquisto, la produzione e la vendita. E quando noi parliamo di ROM, cioè di ricavi operativi monetari, noi siamo nell'ambito quindi della vendita di beni e servizi aziendali. E questi ROM, abbiamo detto che quindi questi ROM hanno una natura tipicamente economica, in quanto fanno parte del ciclo economico, quindi nel processo di vendita dell'azienda, generano, diciamo, dal punto di vista finanziario due cose fondamentali per quello che noi andremo a dire. Cioè, da un lato generano delle entrate monetarie, quindi un flusso monetario in entrata per l'impresa, quindi che avrà un segno positivo, mentre il flusso dei beni in questo caso sarà negativo in quanto i beni usciranno, però genereranno quindi dei ricavi che appunto dal punto di vista dell'impresa saranno positivi. E poi una variazione dei crediti. Cosa intendiamo dire con tutto questo? Ecco, ricordiamo che appunto i ROM hanno una natura di tipo economico, quindi sono legati quindi al ciclo economico, mentre le entrate monetarie e le variazioni dei crediti hanno una natura di tipo finanziario e anche contabilmente vedremo che rientreranno all'interno dello stato patrimoniale. Però facciamo un esempio abbastanza semplice per riuscire a capire quello che noi stiamo dicendo in questa fase. Quindi se ad esempio l'impresa Alfa, che ad esempio potrebbe essere questa, vende una quantità di prodotti con un valore di 850 euro ad un suo cliente, che supponiamo essere questo. Il cliente attualmente ne riesce a pagare subito una parte, cioè ad esempio 550 euro di questa cosa, mentre rinvia quindi al futuro, ecco qua si è rimpicciolito tutto, benissimo, quindi rinvia al futuro il pagamento, diciamo, degli altri 350 euro, quindi firmando una cambiale. Cosa succede? Quindi succede che la nostra impresa quindi ha venduto questi prodotti dal valore appunto di 850 euro al suo cliente
il suo cliente gliene dà 500 euro in moneta, firmando quindi una cambiale di 350 euro, in quanto praticamente lui deve ancora dare per il futuro questi 350 euro. Quindi questi 850 sono i ricavi operativi monetari, cioè il ROM dell'impresa. I 500 euro sono le entrate monetarie, e quindi il fatto di aver firmato una nuova cambiale di 350 euro significa che per l'impresa praticamente è una variazione in senso positivo, cioè è una variazione di crediti, quindi un aumento di crediti per l'impresa, quindi sono più 350 euro in più che dovrà ricevere per il futuro. E quindi vediamo immediatamente che la relazione fra i ROM, le entrate e i crediti, è che i ROM sono le entrate più la variazione dei crediti. Cosa sarebbe successo invece se l'impresa avesse ricevuto una cifra superiore all'ammontare, diciamo, di questi 850 euro? In questo caso, quindi, se l'azienda vende 850 euro di prodotti, ad esempio, il cliente gliene paga 1000. Perché gliene dovrebbe pagare 1000? Perché così paga tutti i prodotti che ad esempio sta acquistando adesso. Poi mettiamo che quest'altra, cioè che questo cliente aveva nei confronti dell'impresa che stiamo considerando, della nostra azienda, un debito precedente di 150 euro nei confronti dell'impresa, che dal punto di vista dell'impresa quindi rappresentava un credito d'impresa. Praticamente è come se lui, dando oltre a questi 850 euro, questi 150 euro in più per arrivare al 1000, è come se l'impresa dovesse stracciare appunto quella vecchia cambiale che per lei rappresentava un credito, e quindi i crediti d'impresa diminuiscono di 150 euro. E quindi diciamo che resta sempre stabile la relazione per cui i ROM, cioè i ricavi operativi monetari, sono le entrate più la variazione dei crediti, dove in questo caso i crediti hanno una variazione di tipo negativo. Quindi mentre nel primo caso quindi i ROM erano 850 ed erano quindi la somma delle entrate monetarie, quindi di 500 euro più la variazione dei crediti, quindi in positivo di 350, per quanto riguarda i ROM dall'altro lato sono gli 850, che sono sempre uguali ai 1000 euro di entrate più la variazione dei crediti, e quindi più quei meno 150 euro di crediti per l'impresa. Cosa succede a livello contabile? Quindi a livello contabile noi avremo che all'interno dello stato patrimoniale segnaleremo ad esempio il fatto che il magazzino sia diminuito di 850 euro sul lato quindi sinistro, quindi sull'attivo dello stato patrimoniale, in quanto sto vendendo degli oggetti appunto dal valore di 850 euro. Mentre la cassa, essendo entrati 500 euro, avrà un aumento di 500 euro rispetto al precedente importo, mentre vedremo i crediti che, essendo stata firmata una nuova cambiale, quindi essendo stata depositata in azienda questa cambiale, vuol dire che l'impresa avrà 350 euro in più di crediti. Questo a livello di stato patrimoniale. A livello economico, quindi nel conto economico, noi segnaleremo appunto che i ROM sono di 850 euro. Chiaramente quindi ci sarebbe la stessa identica cosa, però con segni diversi, quindi meno 850 più 1000 per la cassa e meno 150 per i crediti, con sempre 850 euro di conto economico per quanto riguarda invece la seconda situazione. Adesso andiamo a vedere che cosa sono i COM, cioè i costi operativi monetari. Ecco, prima di passare ai COM e fare la stessa cosa che abbiamo visto con i ROM, esempi di ROM quali sono? Sono ad esempio quelli derivanti dalla vendita di beni o servizi, che dovrebbero essere proprio i principali ROM, incrementi di rimanenze, in questo caso sarebbero le rimanenze finali, mentre le rimanenze iniziali sono i costi, quindi se c'è un incremento positivo lo consideriamo comunque un ricavo. E poi ci sono i fitti attivi, quindi fitti attivi che sono ad esempio quando l'azienda dà in affitto un suo capannone per altri clienti o altre imprese, comunque sono affitti, quindi un ricavo derivante comunque dall'attività tipica dell'impresa, quindi deve comunque riguardare l'attività tipica dell'impresa. Adesso passiamo ai COM. I COM sono definiti quindi come
costi operativi monetari, quindi la parte di costi riguarda quindi gli oneri sostenuti dall'impresa, che quindi sono di natura economica e fanno parte del ciclo economico, in particolare quelli relativi all'acquisto di beni produttivi e quindi proprio al processo produttivo in sé. Quindi mentre i ROM riguardavano il processo di vendita, prevalentemente all'interno del ciclo economico i COM sono relativi al ciclo di acquisto e di produzione. Quindi sono operativi perché riguarda l'attività tipica dell'impresa e sono monetari perché sono caratterizzati dal fatto di generare quindi delle uscite, questa volta di tipo monetario. Facciamo anche qui un esempio. Ecco, prima di passare all'esempio, quindi ricordiamo una cosa molto simile che abbiamo stabilito per i ROM, quindi i COM, che hanno quindi natura economica, generano a livello finanziario delle uscite di tipo monetario e quindi una variazione di debiti. Quindi questo esempio adesso sicuramente aiuterà a chiarire meglio la situazione. Quindi immaginiamo quindi che l'azienda, la nostra azienda Alfa, compri dal fornitore prodotti per 500 euro, attualmente ne paga 200 e ne rinvia al futuro il pagamento degli altri 200, quindi firma una cambiale di 200 euro. Quindi in questo caso abbiamo che quindi l'azienda sta comprando quindi dal fornitore prodotti che valgono quindi 500 euro, ne paga e quindi le sue uscite monetarie sono 300 euro, quindi ne paga 300 euro, mentre i suoi costi in questo caso erano di 500 euro, quindi si crea questa sfasatura tra ciò che è stato acquistato, quindi il costo sostenuto a livello economico, e ciò che effettivamente è stato l'esborso monetario, quindi l'uscita monetaria che è di 300 euro, quindi l'azienda firma questa cambiale di 200 euro, in cui praticamente quindi i suoi debiti vanno ad aumentare proprio di tale importo. E quindi possiamo dire che la relazione fra COM, uscite e variazione di debiti è la seguente, cioè i costi operativi monetari sono le uscite monetarie, quindi causate, quindi generate dai COM, più l'aumento dei debiti, quindi 500 sono i 300, più il più 200 in questo caso. A livello contabile quindi segnaleremo che praticamente avremo a livello di stato patrimoniale quindi il magazzino che aumenta di 500 euro, la cassa che diminuisce di 300 euro in quanto c'è un'uscita monetaria e poi i debiti verso fornitori che in questo caso sul lato destro del conto economico aumenteranno di 200 euro. A livello economico, quindi nel conto, cioè scusate, a livello destro dello stato patrimoniale, scusate, abbiamo i debiti verso fornitori che sono quelli di natura finanziaria. A livello economico invece segnaleremo quindi la diminuzione di costi operativi monetari, quindi costi operativi monetari per 500 euro, cioè proprio il valore dei COM, cioè delle operazioni di acquisto effettuate dall'impresa in quel frangente di tempo, che quindi riguarda anche il periodo d'esercizio. Qualora invece l'impresa avesse pagato 650 euro per comprare questi 500 euro di prodotti, ma oltre ai 500 euro dei prodotti avrebbe pagato magari una vecchia cambiale, ad esempio, di 200 euro, cioè scusate, di facciamo 150 euro, allora in questo caso quindi i COM dell'impresa sono sempre 500 euro, però questa volta le uscite monetarie da segnalare sono di 650 euro e la variazione dei debiti è in negativo di 150 euro, quindi vale sempre la relazione che i COM sono le uscite più la variazione dei debiti. Quindi per quello che abbiamo detto fino ad ora, quindi abbiamo stilizzato sostanzialmente due formule, cioè i ROM, cioè i ricavi operativi monetari, sono le entrate più la variazione dei crediti, che qua vi ho scritto in maniera un pochino più riassuntiva, quindi ROM uguale a E più delta crediti, e da lì possiamo ricavare che le entrate in questo caso sono i ROM meno la variazione dei crediti. Se i COM sono le uscite più la variazione dei debiti, vuol dire che le uscite sono i COM, poi sposto su questo lato cambiando di segno la variazione dei debiti, quindi meno la variazione dei debiti. Questa sezione per ROM e COM è tutto, adesso cominciamo a parlare
dei beni, diciamo, durevoli, quindi dell'operazione di investimento, quindi degli ammortamenti e poi delle plusvalenze e delle minusvalenze. Bene, allora continuiamo quindi a parlare adesso di beni immobili e quindi di operazioni, quindi di investimento, quindi siamo nell'attivo fisso durevole dell'azienda e quindi adesso parleremo dei concetti di ammortamento, fondo ammortamento e valore contabile. Bene, cominciamo quindi dando in breve una definizione di operazione di investimento, quindi si definisce operazione di investimento quando un'azienda acquista dei beni di solito quindi di natura durevole, come potrebbero essere ad esempio macchinari, al fine appunto di cominciare oppure continuare il suo processo produttivo. E dal punto di vista finanziario si tratta appunto della parte più onerosa, perché comunque è quella che l'investimento di solito iniziale richiede molte risorse che devono appunto finanziare questa operazione di investimento. Adesso cominciamo a definire dei concetti che poi andremo a spiegare attraverso un esempio. Allora, che cos'è l'ammortamento di un bene? Cioè, siccome l'investimento di solito è caratterizzato dall'avere un grande costo, quindi non so, si parla sempre di 50.000, 100.000 euro, 1 milione di euro, eccetera, eccetera, questo costo, che appunto costituisce la parte più onerosa di tutta l'operazione, di tutto il progetto dell'investimento, praticamente si decide di ripartirlo in più esercizi. Quindi mettiamo che abbiamo 9.000 euro e dobbiamo ripartirlo in 3 esercizi, metteremo 3.000 euro per ogni esercizio. Quindi noi prendiamo questo grande costo e lo ripartiamo appunto in più esercizi, 3.000, 3.000, 3.000, e chiameremo appunto quota di ammortamento proprio questa quota di costo pluriennale che noi andiamo a ripartire nel corso di più esercizi, quindi nel corso di più conti economici. Per quanto riguarda invece il fondo ammortamento, identifica appunto l'accumularsi di tutte le quote di ammortamento nel corso del tempo, quindi non so se è 3.000, 3.000, 3.000, sarà 3.000 il primo anno, 3.000 più 3.000, cioè 6.000 il secondo anno, 3.000 più 3.000 più 3.000 al terzo anno. Poi definiamo il costo storico del bene, proprio il valore dell'acquisto di questo bene immobile, di questo bene durevole, quando appunto sto facendo l'investimento, praticamente è il costo dell'investimento stesso. E quando parlo di valore contabile del bene, mi riferisco proprio al valore di questo bene, che è come se a causa delle quote di ammortamento perdesse il suo valore e quindi praticamente è pari al costo storico del bene, cioè a quanto l'avevo pagato originariamente, meno l'ammontare del fondo ammortamento. Adesso vediamo di fare subito un esempio pratico in modo che riusciamo a capire bene di che cosa stiamo parlando. Facciamo quindi un esempio per capire meglio a livello numerico cosa significano questi concetti. Quindi facciamo quindi un esempio di un'operazione di investimento e supponiamo che quindi la nostra azienda Alfa, per un motivo di tipo produttivo, quindi vuole realizzare un progetto, e per fare questo progetto gli serve acquistare un macchinario, cioè fare un investimento. E questo macchinario supponiamo che abbia un valore contabile, un valore che chiameremo anche costo storico noi, di 10.000 euro, e questo costo di 10.000 euro noi lo vogliamo ripartire in più esercizi. In particolare lo vogliamo ripartire nel corso di 5 esercizi. Quindi se noi vogliamo suddividere questi 10.000 euro in 5 esercizi, possiamo dire che la quota di ammortamento, ovvero la quota di perdita di valore annua del bene, o potremmo anche dire quella quota di costo che noi andremo a inserire in ogni conto economico, quindi quella quota di costo di esercizio di questo bene da imputare ad ogni esercizio, sia proprio i 10.000 euro diviso 5, quindi 10.000 diviso per 5 esercizi. Questo supponendo che noi acquistiamo precisamente il macchinario al 1 gennaio, ma facciamo adesso non siamo tecnicamente ancora in quel livello di difficoltà, quindi potremmo dire la quota di anno da imputare ad ogni esercizio. A questo punto, quindi, come vedete, possiamo anche costruire quello che si chiama il piano di ammortamento del bene. In cosa costituisce? Quindi
praticamente noi vediamo queste colonne, quindi sulla prima colonna c'è l'anno, quindi l'anno 0 è l'anno in cui ho acquistato praticamente il bene. Poi sulla prima colonna abbiamo il valore a inizio dell'anno di questo bene, quindi nel primo anno, cioè quello che andrà dall'anno 0 fino all'anno 1, vedremo il valore iniziale del bene che sarà di 10.000 in quanto l'ho acquistato a 10.000. Poi siccome ha perso, diciamo, 2.000 del suo valore a causa della prima quota ammortamento, diciamo che il valore finale di questo bene sarà 8.000. Come vedete, questi 10.000 noi abbiamo che le quote di ammortamento tutti gli anni, finché chiaramente il valore finale del bene varrà 0, sono sempre di 2.000, quindi 2.000 nel primo anno, cioè dall'anno 0 all'anno 1, 2.000 nel secondo, 2.000 nel terzo, 2.000 nel quarto e 2.000 nel 5. E queste quote ammortamento accumulate tra di loro danno origine al fondo ammortamento, quindi il fondo ammortamento dopo un anno sarà solo pari alla prima quota ammortamento, il fondo ammortamento dopo due anni sarà pari alle prime due quote ammortamento, il fondo ammortamento dopo tre anni saranno i 2.000 più 2.000 più 2.000, quindi ammonterà 6.000 euro, cioè la somma di tutte le quote ammortamento che vado a determinare. Poi possiamo vedere che se dal valore iniziale tolgo la quota d'ammortamento nel primo anno, ricavo il valore finale nell'anno, quindi il valore finale nel primo anno, cioè quello che va dall'anno 0 all'anno 1, è di 8.000 euro, che coinciderà anche col valore a inizio anno 1, perché la fine del primo anno, cioè del 31-12 del 2001, ad esempio, coincide col primo gennaio del 2002, quindi del secondo anno. Quindi ciò che dico che è il valore finale di un certo anno risulterà essere il valore iniziale dell'anno successivo. E quindi vediamo che se prendo il valore iniziale che è 10.000, che sarebbe il cosiddetto costo storico del bene, e gli tolgo il fondo ammortamento, arriviamo al valore iniziale del secondo anno, che è 8.000. Se gli tolgo ancora 2.000 euro di quota ammortamento, arrivo a 6.000. Se gli tolgo ancora 2.000 euro di quota ammortamento, arrivo a 4.000 e così via. Oppure potrei vedere che il valore di fine anno, cioè il valore finale del bene, può essere considerato anche come il costo storico del bene, a cui praticamente tolgo il fondo ammortamento. Ad esempio pensiamo all'anno 2, che poi sarebbe quello che va dall'anno 2 all'anno 3, cioè il terzo anno di questa operazione. Praticamente se tolgo dal costo storico, quindi dai 10.000, tolgo i 6.000, mi rimane il valore finale. Questo valore finale, che sarebbe il costo storico meno il fondo ammortamento, si chiama anche valore contabile del bene dopo un certo numero di anni. E quindi costo storico meno fondo ammortamento è uguale a valore contabile. Pensate ad esempio se voglio determinare dopo 4 anni, cioè quindi leggo la terza riga perché è quella che va da 3 a 4, se faccio 10.000 a cui tolgo il fondo ammortamento che sono 8.000, calcolo alla fine appunto del quarto anno questi 2.000 euro, oppure se faccio 10.000 meno 4.000 ricavo appunto questo 6.000 e così via dicendo. Quindi se ad esempio noi vediamo proprio ad esempio quindi la fine dell'anno 2, quindi l'anno 3, proprio quelli che abbiamo evidenziato, quindi se dal costo storico di 10.000 andiamo a sottrarre il fondo ammortamento accumulato quindi nel corso di 3 anni, quindi andiamo a togliere 6.000, andiamo a ricavare quindi 4.000, che è appunto il valore contabile del bene, quindi alla fine, diciamo in questo caso nell'anno 2, cioè all'inizio dell'anno 3. Chiaramente quando sto acquistando dei macchinari vuol dire che a livello finanziario, diciamo, ci saranno delle uscite che non sempre coincideranno con il valore del bene, ma ad esempio qui possiamo fare un'ipotesi in cui la nostra azienda Alfa, per poter acquistare questo macchinario quindi dal valore di 10.000, paghi subito, quindi nel momento in cui acquista questo macchinario, quindi questo macchinario entra come proprietà dell'azienda, paghi subito la cifra di 6.000
e la restante parte la paghi nell'anno seguente. In pratica noi possiamo notare che nell'anno 0 mi entrano 10.000 euro di macchinario e poi a livello di uscita monetaria registro, quindi nell'anno 0 e nell'anno 1 rispettivamente, 6.000 euro e 4.000 euro di uscite monetarie. A questo punto quindi, se devo andare a vedere a livello patrimoniale a quanto ammontano quindi i debiti per l'acquisto di questo macchinario, noto che praticamente nel primo anno, quindi sul lato destro dello stato patrimoniale, si creeranno debiti a medio e lungo termine per un importo di 4.000 euro, visto che dei 10.000 euro che sono il costo complessivo del macchinario, che poi a livello economico noi ripartiamo 2.000 nell'anno 0, 2.000 nell'anno 1 e così via, però di questo costo pluriennale complessivo ne ho pagati 6.000, quindi mi restano ancora da pagare 6.000 euro. E quindi poi l'anno successivo, in quanto pagherò ancora 4.000 euro, vuol dire che l'ammontare dei debiti che mi rimangono da restituire è praticamente pari a zero. E quindi possiamo notare che quindi il costo del macchinario, oppure il valore storico del macchinario, che in questo caso sono 10.000, meno la, che poi è pari, diciamo, sostanzialmente a che cosa? Alla cifra dell'investimento, praticamente, a cui sottraggo, diciamo, la variazione di debiti, che in questo caso è pari a 4.000, chiaramente la variazione dei debiti la rilevo dagli stati patrimoniali, e è uguale praticamente all'uscita monetaria che io ho avuto durante quel periodo, cioè praticamente di 6.000 euro proprio a causa dell'investimento. Ultima questione che ci manca da vedere è praticamente quando effettuo delle operazioni di plus valenza, cioè delle operazioni di, scusate, disinvestimento, che consistono praticamente nel vendere questi beni materiali che sono stati acquistati durante l'investimento, la realizzazione quindi delle plus valenze oppure delle minus valenze. Ok, cominciamo qui a definire che cos'è una operazione di disinvestimento. Quindi un'operazione di disinvestimento è un'operazione in cui un'azienda vende quindi quei beni durevoli che aveva acquistato sotto la forma appunto di investimento che abbiamo visto precedentemente, e quindi appunto beni che potevano essere ad esempio dei macchinari oppure dei terreni, fabbricati, qualsiasi cosa serviva a un processo di produttivo di medio lungo termine, e in quanto perché dovrebbe venderli, perché ad esempio sono arrivati alla fine del loro processo produttivo e per quel che interessa all'azienda non servono, però sono comunque dei macchinari in grado di produrre ancora, e quindi l'azienda decide di vendere ad altre aziende questi beni, oppure perché intende sostituire questi beni strumentali con altri beni strumentali ancora più efficienti, o per qualsiasi motivo l'impresa abbia bisogno di vendere questi macchinari solo magari per avere degli introiti monetari in modo da ristabilizzare la situazione, essendo magari dei macchinari usati poco all'interno dell'azienda. Quindi questa è un'operazione di disinvestimento. Adesso, a questo punto i casi sono due. C'è il caso in cui l'azienda vende questi beni ad un prezzo più alto, quindi maggiore, del loro valore contabile ora all'interno dell'azienda, e in questo caso diremo che l'azienda realizza una plus valenza. Oppure potrebbe essere quindi il caso in cui l'azienda venda questo bene ad un prezzo più basso, quindi del valore contabile. Allora in questo caso diciamo che l'azienda sta realizzando una minus valenza. Allora vediamo di continuare l'esempio precedente, in cui ad esempio immaginiamo che alla fine dell'anno 2, quindi alla fine del terzo anno, cioè quando il valore contabile del bene è di 4.000, l'azienda decida di vendere questo bene. Quindi immaginiamo quindi che dopo appunto dopo il terzo anno, quindi alla fine del terzo anno, quindi ci troviamo alla fine dell'anno 2, o meglio all'inizio dell'anno 3, il bene oggetto dell'investimento lo vendiamo. Allora, caso 1, vendiamo questo bene a
ad un prezzo di 6.500. Caso 2, vendiamo il bene al prezzo di 3.000. Ricordiamo che dall'inizio, quindi dal valore storico, si erano accumulati tre fondi ammortamento, quindi tre quote ammortamento, per un fondo ammortamento complessivo di 6.000, e quindi dei 10.000 erano stati persi complessivamente 6.000, e un valore finale quindi di 4.000. E quindi questo è il nostro valore contabile del bene. Adesso, se questo bene fosse ceduto a 6.500 euro, vuol dire che io sto vendendo ad un prezzo più alto rispetto al suo valore contabile l'oggetto di 2.500 euro, perché 4.000 più 2.500 fa appunto 6.500 euro. Quindi sto realizzando una plusvalenza. Nel caso in cui invece il prezzo di vendita fosse di 3.000 euro, appunto, se il prezzo di vendita fosse stato di 3.000 euro, quindi vedremo sempre, vabbè, costo storico meno fondo ammortamento uguale a valore contabile, quindi dai 4.000 lo vendo a 3.000, quindi lo vendo a un prezzo più basso di 1.000 e quindi sto realizzando una minusvalenza. Quindi ricorderemo successivamente che quando parleremo di minusvalenza parleremo di un costo, mentre quando parleremo di plusvalenza parleremo di un ricavo, e quindi determineremo anche i cosiddetti scudi fiscali sulle minusvalenze e sulle plusvalenze. Per adesso quello che ci interessa vedere lo abbiamo visto, quindi in questa lezione abbiamo parlato comunque di ROM e di COM, di come si determinano quindi la differenza quindi tra COM uscite e variazioni di debiti, ROM entrate e variazione di crediti, e poi ci siamo concentrati sulla seconda parte, quindi su operazioni di investimento, vedendo quindi concetti sostanzialmente di ammortamento, di fondo ammortamento, di costo o valore storico del bene contro il valore contabile del bene, che praticamente sarebbe il valore storico, quindi il costo storico meno tutti i fondi d'ammortamento accumulati. E poi abbiamo visto come l'acquisto di beni e macchinari può determinare quindi degli incrementi di debito o anche dei decrementi nel caso in cui pagassi una cifra più alta dei 10.000 magari a saldo di vecchi pagamenti. Quello funziona esattamente come i ROM e i COM che abbiamo visto nella sezione precedente. E poi abbiamo visto le operazioni di disinvestimento, in cui se io vendo ad un prezzo più alto del valore contabile dell'oggetto realizzo delle plusvalenze, e quindi dei plusvalori che andranno messi proprio all'interno del conto economico nella sezione appunto prima diciamo delle imposte. Quindi plusvalenze e minusvalenze sono appunto prima quello di calcolare il RAI sulle imposte. Cosa ci manca da vedere? Allora, in sostanza non abbiamo visto ancora il concetto di oneri finanziari e di proventi finanziari, e poi di imposte sul reddito. Quindi io direi che la prossima lezione possiamo dedicarla in qualche modo a questo argomento, per poi andare a costruire il vero e proprio rendiconto finanziario. Intanto per questa lezione è tutto, da Andrea il Matematico, un caloroso abbraccio a tutti voi, ci vediamo alla prossima puntata.